Ciao a tutti e bentornati o benvenuti sul mio canale se non siete mai passati di qua. Io sono Milo. In questo video vi volevo parlare di un quadro, di questo quadro che vediamo, anzi del quadro, perché a questo quadro si attribuisce la nascita dell'impressionismo. Quindi è un quadro importantissimo. Adesso andiamo un attimo ad aprire l'immagine, allargarla un pochettino. Io ho un'immagine, questa qui, che ho preso, l'ho presa da internet, spero che sia la più affidabile possibile dal punto di vista tonale. Partiamo dunque quindi dicendo che questo è un quadro che è stato fatto da Claude Monet nel 1872, come si vede anche da qua, se adesso riesco a aprire un po' il marker, ecco 1972, Claude Monet, c'è la firma qua, ed è conservato al Musée Marmottan di Parigi e ritrae invece il porto di Le Havre che è in Normandia. Partiamo un attimo dicendo che cos'è l'impressionismo. L'impressionismo è un movimento nato da un gruppo di artisti di cui facevano parte Claude Monet, Renoir, Pissarro e altri, e il loro obiettivo era ritrarre la luce in un istante, nel momento, così come la vede l'artista in quel momento. Quindi appunto l'impressione di quell'artista bloccata, fotografata. Dobbiamo partire dicendo comunque che l'arte prima dell'impressionismo era eseguita prevalentemente negli studi dei pittori, ed era un'arte che ritraeva la realtà oggettiva. Era fatta molto minuziosamente, precisamente, il più precisamente possibile, cercava di ritrarre la realtà oggettiva. Gli impressionisti invece partono da ciò che hanno dentro e lo vogliono esprimere, e lo vogliono esprimere dipingendo all'aria aperta, ritraendo quello che l'artista prova in quel preciso momento, fotografare quell'emozione sulla tela. Quindi gli artisti hanno bisogno di fare presto, di dipingere velocemente, quindi dipingono in poche decine di minuti, poche ore, alla prima, tante volte spremono il tubetto direttamente sulla tela, non perdono neanche tempo a mescolarlo, proprio di getto. Questo movimento è stato favorito anche dalla nascita appunto dei colori in tubetto come li conosciamo oggi, perché prima della nascita dei colori in tubetto, che è avvenuta nel 1841, i colori venivano mescolati, preparati nello studio d'artista, quindi col pestello veniva macinato la polvere, il pigmento con l'olio, preparato sul momento la tonalità che serviva, mentre con la nascita dei tubetti in colore, colori, tonalità già pronti, pigmenti già pronti, miscelati, permetteva appunto all'artista di portarsi in giro la tavolozza, il cavalletto e i colori pronti, di modo che non dovevano preparare niente, avevano già tutto pronto, potevano stendere direttamente sulla tela, facevano prestissimo, potevano ritrarre appunto quell'istante. Quando è stato esposto questo quadro, quindi 2 anni dopo la realizzazione di questo quadro, che si chiama Impression Soleil Levant, quindi sole nascente, impressione del sole nascente. Il termine impressionista è stato coniato dai critici appunto alla prima mostra degli impressionisti, ma all'inizio era stato coniato questo termine in senso dispregiativo, perché suscitò tantissimo scandalo quando venne esposta alla prima mostra degli impressionisti, perché ovviamente il pubblico e i critici erano abituati ai quadri eseguiti nello studio con calma, molto minuziosamente, realisticamente. Sì, forse si usciva un po' fuori a ritrarre qualche paesaggio, ma poi si finiva dentro lo studio. I quadri erano
fatti con molta precisione. Questo quadro così accennato, abbozzato, sembra quasi tirato via velocemente, suscitò tantissimo scandalo, tantissima indignazione nel pubblico e non fu accolto bene subito all'inizio. Però gli impressionisti adottarono questo termine che fu dato loro dispregiativo, impressionisti, e lo adottarono, quindi si fecero chiamare impressionisti, che a loro stava bene, perché in effetti quello che loro cercavano era appunto di ritrarre l'impressione che aveva l'artista in quel momento. E se vogliamo, questo è un po' l'avanguardia anche dell'arte moderna, perché l'arte moderna indaga ciò che ha dentro l'artista, ciò che vuole esprimere l'artista. Non vuole ritrarre le scene religiose, le scene di vita quotidiana come si faceva prima, ma vuole ritrarre la propria impressione, quello che ha dentro l'artista. Questo è quello che è l'arte moderna. Allora, come vediamo, questa tela appunto, come dicevo, è stata eseguita molto molto velocemente. E come si vede ci sono queste pennellate veloci, molto veloci, molto imprecise. Il suo intento non era quello di ritrarre tutto alla perfezione, ma solo di rendere appunto la sua idea di quella mattina, quello che lui vide quella mattina, senza nessuna pretesa di ritrarre tutto minuziosamente. Ha ritratto questo porto avvolto nella nebbia mattutina, con questo sole nascente che buca la nebbia e proietta queste luci, questo riflesso sul mare, con queste due barchette passate molto velocemente. E se vogliamo si vede anche un punto di fuga che punta in questa direzione. I colori, come vediamo, sono stesi molto velocemente, non c'è nessun disegno preparatorio sotto, non si vede niente, ma si vede solamente un po' la tela preparata con forse un po' di colla di coniglio, con un po' di biacca. Che però questa tonalità chiara che viene fuori da sotto comunque tende a dare molta luminosità al quadro. Non è un quadro cupo, sebbene sia molto incupito da questa nebbia, non è un quadro cupo, è un quadro molto, molto luminoso, molto aperto, arioso. I pittori impressionisti dipingevano prevalentemente en plein air, quindi all'aria aperta. L'unico colore grosso con un po' di volume materico che ha applicato è stato questo color rosso qui, che ha dato un po', è applicato un po' più, in maniera un po' più spessa, per dare più luminosità, più corpo al colore. Per il resto è stato molto, un colore molto diluito. Vediamo che ha abbozzato proprio, secondo me, una base di azzurro veloce veloce buttata così, su cui ha applicato un po' di azzurro bianco qua e là per rendere la nebbia, un po' di azzurrino, un po' di verdino qui, qualche tocco per dare la sensazione, le onde del mare. E appunto con questo azzurro si è mischiato l'arancione, ha creato questa tonalità così marroncina qua, che tende a dare un po' questa sensazione plumbea delle ciminiere qua in lontananza, la nebbia. È un quadro che è stato, secondo me, realizzato in maniera velocissima. Proprio, io credo ci abbia messo proprio pochissimo, forse un'ora. È stato realizzato in una maniera veramente velocissima. Pennellate velocissime, tirate brevi e veloci.
c'è una curiosità su questo quadro che vi volevo dire. Questo quadro è sempre stato esposto al Museo Marmottan di Parigi fino al 1985, quando venne poi rubato in una rapina a mano armata, assieme ad altri quadri impressionisti di Renoir, della Berthe Morisot, che era la più grande pittrice impressionista, amica degli impressionisti ovviamente, di cui si conosce molto poco, ma che era veramente una pittrice molto brava, molto importante, molto innovativa. E poi i quadri sono stati trovati solamente 5 anni dopo, quindi verso il 1990, in un porto in Corsica, durante una negoziazione di vendita con un membro della Yakuza giapponese, che sapete che è la mafia giapponese, che non è ovviamente come la nostra mafia italiana, è una mafia molto molto più blanda, ma comunque evidentemente anche loro hanno dei traffici illegali di opere d'arte, e oggi sono esposti di nuovo al Museo Marmottan di Parigi. E niente, questo è quello che vi volevo dire un po' brevemente di questo quadro e del movimento degli impressionisti. E se vi piace il mio lavoro, vi ricordo di iscrivervi al canale per favore e di mettermi un mi piace se vi è piaciuto. Nella descrizione della pagina YouTube c'è anche un link per effettuare, se volete, una piccola donazione di un caffè o di una birra, giusto a titolo simbolico, per poter sostenermi me, sostenere il canale e per portarvi sempre contenuti migliori, no? Per cercare di dare nuovi stimoli a questo canale, di supportarlo. E con questo io vi saluto, ci vediamo al prossimo video e vi auguro buona giornata. Ciao!